Isabella, se avessi voluto uccidervi, sareste già morta. Cosa volete? Perché avete fatto un patto col diavolo? Che vi interessa? Il principe è malvagio. Non capita spesso che un principe ti nomini sceriffo, soprattutto se sei una donna. Ma lavorate per un traditore? No, io lavoro per me stessa. Intendo essere il miglior sceriffo che Nottingham abbia mai avuto. E ve ne accorgerete da domani? No, non sarà così, perché il principe cadrà. E voi con lui. A meno che... Cosa? Non collaboriate con me, tenendomi informato sui piani del principe. E io vi proteggerò al ritorno del re. E se io non volessi esservi amica? Saprete che significa essermi nemica. Mi state minacciando, Robin Hood? Potrei distruggervi in qualunque momento. Nessuno ve lo impedisce. Guardie! Pensateci, Isabella. L'offerta è valida, ma non per sempre. C'è Robin Hood. Date l'allarme! Presto, fermatelo! Bloccate l'uscita! Te la farò vedere. Trovate Robin Hood! Perlustrate ogni angolo di Nottingham! Andate! Turbata, Isabella. Guardie! E non hai ancora visto niente. Sarà uno spettacolo interessante. Beh, non poi così tanto. Si può sapere che ci facciamo qui? Robin vuole convincere il nuovo sceriffo a collaborare con noi. Sentite, vediamo come si comporta, d'accordo? Finora non si è certo dimostrata un angioletto, non credi? Meg Bennett, questa corte è stata informata che voi avete disobbedito a vostro padre e che avete rifiutato ogni marito che aveva scelto per voi. Lo so, sceriffo, ma uno era un ubriacone, il secondo somigliava a un asino e il terzo era un idiota con meno cervello di una pianta. Piccola vipera! Silenzio! E il quarto pare l'abbiate corrotto per fare ritorno a York con il denaro rubato a vostro padre. Era un mammone, che me ne faccio di uno così? Mag, spiegate alla corte perché avete agito in modo così deplorevole. Perché non voglio che qualcuno mi dica come devo vivere la mia vita. Io non voglio sposarmi perché gli uomini sono... tutti stupidi! Silenzio! L'Inghilterra sarebbe migliore se le donne potessero decidere. Sì, sogna pure. Slegatela! Che cosa? Grazie. Cittadini di Nottingham, ora forse avrete capito che genere di sceriffo sono. E così come Meg da oggi è libera, il mio intento è quello di vedere tutta Nottingham libera. Perché sia un luogo più pacifico e prospero per tutti noi. Siete troppo sveglia per stare in prigione, mia cara. Ho bisogno di gente come voi intorno a me. L'ultimo sceriffo è stato brutale e corrotto, perciò... in virtù di tutti i crimini commessi contro il popolo, mio fratello, Guy di Gisborne, verrà giustiziato in questa piazza giovedì a mezzogiorno. Visto? Possiamo collaborare con lei. Sì, vedremo.
Brava! Non è meravigliosa? Dio, quanto mi sei mancato! Questa è mia moglie! Lasciatemi stare! Sono il nuovo sceriffo! Ma è assurdo! Thornton, al vostro servizio. Immagino capirete che una moglie deve occuparsi del marito, perciò sarò io a occuparmi di voi. Ma non preoccupatevi, perché siete in mani sicure e capaci. E ora vi prego di scusarmi. Io e mia moglie dobbiamo recuperare il tempo perduto. Non si accorderà mai con noi. Dobbiamo andare, Robin. Gli abitanti del villaggio aspettano i viveri. Lo so, voi andate. Io devo restare per scoprire le sue mosse. Va bene, allora resto anch'io con te. Non preoccuparti, Mooch, va pure. Resto io. Vai. Sei scappato! Mi hai abbandonato! Io ti amavo, avevo cura di te. Eravamo una coppia felice. Come osi dire questo? Guardie! Guardie! Fermatelo! Ha aggredito lo sceriffo! Adesso basta, lasciatelo! Portatelo nelle segrete! Vuoi che il principe sappia che ha scelto una criminale come sceriffo? Mi ha nominato lui, si fida di me! Tu hai abbandonato tuo marito! Contro la legge dell'uomo e di Dio! I miei uomini sono pronti a scrivergli per denunciarti se non riceveranno al più presto notizie da me! Liberami, o sei finita. Lasciatelo. E adesso è il momento di insegnarti un po' di rispetto. Fermatevi, signore! Se promettete di non farle male, vi farò ricco! Allontanatela! Lo giuro! So dove sono sepolte un mucchio di monete d'oro. Dove? Su una collina. Al passo del morto, nella foresta. Credo di conoscerlo. Se è una bugia, sarà l'ultima che hai detto. Rinchiudetela! Meg, ascoltate. Farò di tutto per liberarvi. Oh, ma guardate le ragazze. Le signore si stanno commuovendo. Siate forti! Lasciatemi! Thornton è pericoloso. Per Isabella, forse? No, per Nottingham, per tutti noi. Invece la tua Isabella è un angelo. Dico solo che lei può aiutarci, lui no. Ti stai sbagliando! Non mi sbaglio! Non capisci! Che dovrei capire? È possibile che non capisci com'è lei! Oh, Kate, perché sei arrabbiata con me? Allora, è meglio che vada. Lasciatemi stare! Fermi! Ah, no! Ve la farò pagare, maledetti farabutti! Uomini, se fosse per me sparirebbero tutti in una nuvola di fumo e il mondo sarebbe più bello. Cosa guardate voi? Io vi conosco. Siete voi, vero? Il fratello di Isabella. Lei è una mia amica. Non così tanto, sembra. È stato suo marito a rinchiudermi. Genio. Torto. Lui è qui? Lei è terrorizzato. Non avrebbe dovuto scappare e abbandonarlo. Eravate così pieno di voi in passato. Vi ho visto una volta. L'uomo nero sul cavallo nero. Simbolo del potere. Guardatevi ora. Sporco, miserabile. Una nullità. E tra poco sarete giustiziato. A quanto pare mi seguirete molto presto.
Spero finiate all'inferno. Ci sono già. È qui. Procedi allora. Ti aspetti non che non capisci, vero? Ogni volta che ti ribelli, sia con le parole che con le azioni, fai del male a te stessa. Aspetta di trovarti sola con me in una piccola stanza buia. E ora avanti. Dimostrami il tuo amore. Inizia a scavare. Se è una presa in giro, ucciderò quella ragazza. Guarda. Fammi vedere. Tu, chiama altri uomini. E tu, che cosa stai aspettando? Va a scavare. Forza. Forza, datti da fare. No, no, non con le mani. È proprio un porco, vero? Già. Idiota, usa la pala. Tu e Isabella siete d'accordo su qualcosa? Ascolta, riguardo a prima, io... Lo so. Mi dispiace. Per cosa? È difficile, non credi? Tu dici? Perché? Per Isabella? No, perché... Per come viviamo. Capisci? E poi c'è Mucci. Mucci. Sei già stanco, razza di rammollito. Avanti, muovi quelle braccia. È meglio che chiami gli altri. Scava! Scava! Sta attenta, mi raccomando. Sì, anche tu. Ora smettetela, d'accordo? Fanno male. Servono a questo, sopportatele. Ho sete. Allora risparmiate il fiato e state zitta. Siete un campione di simpatia, eh? Ci credo che Isabella vi vuole morto. Che le avete fatto comunque? Dio, dammi la forza. È meglio morire che sopportare le vostre chiacchiere. No, andiamo, siamo soli qui sotto. Cos'altro c'è da fare? Le ho trovato marito. Ecco cosa ho fatto. E a buon prezzo. L'avete venduta? Avete venduto vostra sorella! Era l'occasione della sua vita, non è colpa mia per com'è andata. Lo è, invece, è colpa vostra! L'avete venduta a un mostro! Stupida ragazza. Voi non sapete niente. Non sono una stupida ragazza. Sono Meg. E ho ancora sete. La pietra che avete al collo. Succhiatela. Vi inumidirà la bocca. È un mausoleo, una tomba danese a quanto pare. Mettevano delle teste di cavallo a guardia della tomba con delle potenti maledizioni. Ah! 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 Ah!
Che stai facendo? Sta calmo. È una testa di cavallo. Delle briglie d'oro. Belle. È la tomba di un capo. È il suo tesoro. Lo portava con sé nel viaggio verso il Valhalla. E dov'è? Vicino Norwich, per caso? No, Allan. Il Valhalla è il paradiso dei vichinghi. Mia bella moglie. Che cosa passa nella tua graziosa testolina? Niente. Come piace a te, no? Cosa hai preso? Volevi rubare, vero? No! Stava guardando! Che sia di lezione a tutti voi! Portate il carro! Prendete il carro! Prima riportiamo loro a Nottingham e meglio è! Presto, muovetevi! Il cavaliere vuole subito il carro! Bene, liberiamoci di lui. Prima prendiamogli loro. Isabella sarà lo sceriffo. Sceriffo. Il prossimo arcivescovo sarà un asino. Kate, tu resta a fare la guardia al tesoro. Mooch, anche tu. Gli altri con me, andiamo. Ehi voi, fermatevi! Fermi! Fermi, ho detto! Siete sulla mia terra. Beh, pagate il pedaggio e ci mettiamo una pietra sopra. Che c'è da ridere? Avete paura? Di cosa? Di cosa? Avete appuntamento con il boia? Sembro spaventato. In realtà no. Già incredibile. Non avete un bel aspetto, certo. Ma non avete paura. Sono quasi colpita. Sembra che abbiate la coscienza pulita. Perché non dovrei averla? Per tutte le cose orribili che avete fatto in vita vostra. Insomma, nessuno... È davvero dispiaciuto che state per morire, giusto? Questo non vi rattrista? Non posso farci niente ormai. Quel che è fatto è fatto. E se devo morire, così sia. La vostra vita è così vuota che non vi importa di vivere o di morire. Muoio di fame. Ecco. Non perdete le forze. C'è qualcosa di buono in voi. Voi non mi conoscete. E poi, pensavo che odiaste gli uomini. Sì, infatti. È così. Iniziamo a caricare l'oro sul carro. Forza! Mooch. Posso parlarti di... Provo qualcosa per Robin. E anche lui per me. Non vuole che succeda niente. Forse per te. Potresti dirglielo tu. Che siamo solo amici. Sì. Certo. Grazie. Bene. Siamo quasi pronti. Mooch, quando il carro è carico, te lo porterai via. D'accordo? Buona fortuna.
Grazie, amico mio. Sarò felice di spendere i tuoi guadagni illeciti. Fai attenzione, potrebbe perseguitarti. Sei tu che vivrai in un incubo, amore mio. Bene, abbiamo finito. Iniziate a caricare. Forza, caricate! Brigatevi! Non sono fortunato? Il primo giorno da sceriffo e ricchezze incredibili piovono nelle mie tasche. La fortuna è volubile. Forza, andiamo! Non prenderete il tesoro, Thornton. E chi me lo impedirà? Robin Hood. Isabella! Con te non ho ancora finito! Via, via! Voi, con me! Gli altri partirò subito il carro, via da qui! Muoci il carro! Provo qualcosa per Rossi. E anche lui per me. Seguiteli! Mouch! Isabella! Isabella! Ehi! Robin! Aspetta! Mouch! Mi dispiace. Non c'è tempo adesso. Dobbiamo trovare Thornton. Sì. Io devo dirti una cosa. Che cosa devi dirmi? Su, non perdiamo tempo. State bene? Non dovevo voltarvi le spalle, vi prego, aiutatemi. Vi proteggerò se promettete di lottare con noi per Re Riccardo. Sì, certo. Noi due insieme. Possiamo collaborare. L'ho sempre saputo, e anche voi. È un patto. Non ve ne pentirete. Come posso ripagarvi? Intanto potete cominciare consegnando l'oro. Domani, alla radura del cavaliere. Sì, certo, dovete darlo al popolo, in fin dei conti è suo. Bene. Isabella! Vi farò soffrire per questo! Isabella! John, scorta lo sceriffo al castello. Grazie. Da questa parte. Ottiene sempre quello che vuole, vero? Kate, lascia perdere, per favore. Isabella! Ma che cos'è? Guardate! Contadini superstiziosi! Non dovevate toccare quel tumulo funerario. Sono soltanto pipistrelli! Tornate qui, codardi! Avete disturbato i morti! Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Torna indietro! Avete evocato la maledizione vichinga. Sarete condannato al dolore, alla follia e alla morte. Avete giocato col diavolo.
un grosso errore, Thornton. Non parli tanto, vero? Robin vi considera un'alleata, solamente lavoro. Il tipico maschio. Non è mai solo una questione di affari tra un uomo e una donna. Se ha fatto un patto con voi è per il bene della causa, nient'altro. Come fai ad esserne certo? Perché conosco Robin. Se proprio gli interessa una ragazza, quella è Kate, non voi. Vagava nella foresta e parlava di spiriti vichinghi. Deve essere rinchiuso. Sì, la gabbia dei matti è il posto adatto a lui. È un pericolo per se stesso e per chi gli sta accanto. E si afferma di essere lo sceriffo di Nottingham. Non dategli retta. Già, era la regina di Saba ieri. Nottingham è libera ora, Thornton. E non provate a tornare. Perché se lo fate, non vi manderò più a stare coi matti. Ma in un posto più adatto. All'inferno. Liberatela! Isabella, siete tornati! Greg. Grazie al cielo! Credo che mio fratello sia meno contento. Vieni, andiamo! Non liberate anche Guy? Cosa? Siete pazza? È un nemico! Ma è... Non capite. Vedete come ci manipolano. Poche ore in una cella con uno spietato assassino e persino voi perdete il senno. Gli uomini sono malvagi, Meg. Non possiamo fidarci di loro. Mio fratello avrà esattamente ciò che merita. E adesso andiamo. Delle guardie dietro di me e il resto nascoste. Chiaro? Bene. Sire, vi scrivo per farvi una solenne confessione che spero abbiate il buon cuore di assolvere. Per farvi le mie scuse, ho pensato di offrirvi un dono. Meg. Cosa fate?
Non posso permettere che vi uccida. Lo fate per me. Grazie. Davvero commovente. Correte! Guardia, prendeteli! Non sapeva quel che faceva! Oh, sì, invece. Come osate. Io vi ho graziato e mi ripagate in questo modo. Noi non siamo uguali. Io agisco per amore, voi agite per odio. Come osate! Ma dovrei esservi grata. Ora so di potermi fidare solo di me stessa. Sono da sola! L'avete voluto voi, Isabella! Potrei dire lo stesso di voi. E se voi due piccioncini volete stare insieme, va bene, ci starete. Morirete insieme. Forza, dobbiamo andare alla radura del cavaliere. Ma dov'è Mucci? Starà cercando qualcosa da mangiare, come sempre. Kate, stai bene? Certo. Andiamo adesso. Ci aspetta Isabella. Ehi, è per il bene di tutti. Sì, abbiamo lo sceriffo dalla nostra... Sì, sì, lo so, lo Vuoi ascoltarmi? Quando torniamo io e te dobbiamo chiarire un paio di cose. Robin, ti assicuro, non serve. È ovvio che lei ha la priorità. Ehi. Lei vale più di un tesoro. Non lasciartela scappare. Siete venute? Sono contento. Certo. Abbiamo un patto, ricordate? Ricordo bene. Di lavorare insieme. Per il bene di Nottingham. Chiaro, è questo che importa adesso, no? Mm-hmm. Prego, prendetelo, lo meritate. Siete stato il mio prode paladino. Sì, è vero. La vita è colma di delusioni. Ho deciso che è meglio stare per conto mio. Ho pensato alle vostre parole. Obbedire ai vostri ordini, fare quello che mi direte. Vi ho offerto la mia amicizia. Non mi avete minacciata. Non sono una povera donna impaurita. Guardie, prendeteli! Beh, avevi ragione. Ho sempre ragione. La prossima volta ascoltami. Se saremo vivi, lo farò. No! Robin! Andiamo! Kate! Vieni! Prendeteli! Kate! Prendiamoli! Basta! Scappano, scappano! Ma dov'eri finito? Da nessuna parte. Volevo restare da solo. Tutto qui. Ehi, avanti, dimmelo. Volevi andartene per caso? Mucci? Da dove sei sbucato? Eh? Stai bene? Sì, sto bene. Robin, qual è il piano? Dobbiamo riprenderci il tesoro. E lo faremo oggi. E l'esecuzione di Gisborne? Beh, sarà un bel diversivo. Come on.
Agiremo appena tutti guarderanno verso il palco. Quando uscirà, noi ci infileremo dentro. Alan, Tuck, voi entrate nell'armeria. John, nelle cucine con Mooch. Kate, tu verrai con me all'ingresso ovest. Partiremo da qui. Andate. Portate i prigionieri. A morte! La ragazza. Ho paura. Quando arriverà sarà molto veloce. A morte! Avanti, da questa parte. Come tutti sapete per esperienza personale, Guy di Gisborne è un nemico del popolo e deve ricevere la massima punizione. Questa donna ha cercato di aiutarlo a fuggire. Dunque, condividerà il suo destino. In futuro, se qualcuno oserà sfidare la mia autorità, subirà lo stesso trattamento. Quali sono le vostre ultime parole? Va bene, Isabella, hai vinto. Uccidi me se devi, ma non lei. Farò ciò che vuoi, ma non giustiziarla. Procedete con l'esecuzione! Una fanciulla innocente! Che cosa facciamo? Ho detto procedete! Per una volta sono d'accordo con Gisborne. Robin, prendetelo! Andiamo, presto! Isabella! Penserai di liberarti di me così facilmente? No! Sono qui per prendere ciò che è mio, la tua vita! Ehi, non merita il tuo aiuto! Andiamo! No! Andiamo! Dobbiamo fare in fretta! Forza! Muoviamoci! Tu credevi sul serio che te l'avrei fatta passare liscia? Hai tradito tuo marito per l'ultima volta! Isabella! Dove vai? Abbiamo quello per cui siamo venuti! Devo aiutarla! Ma Robin è tua nemica! Kate, gli avevo detto di non tornare, l'avevo avvisato. Devo risolvere questa faccenda. Prendi questo. Ti raggiungo. Vai, forza! Non mi sfuggirai! Non osare! È finita! Lasciami in pace! Per te è finita! Ti supplico, non avvicinarti. Stai per morire. Ti ucciderò, Isabella. Con le mie mani. No! Non farlo, ti prego. Ti darò quello che vuoi, ma lasciami vivere. Ho capito. Sarò una brava moglie. Mi dimostrerò una donna innamorata. Alzati in piedi. Smettila di piagnucolare. Oh! Che cosa hai fatto? Quello che avrei dovuto fare anni fa. Isabella! È un omicidio, sceriffo. Dovevate farlo voi, ma non siete abbastanza uomo per questo. Io uccido solo se necessario. Per il principe Giovanni sarete voi il responsabile. Robin Hood, l'assassino in libertà, ma non per molto! Ascoltatemi bene! Abbiamo preso il vostro prezioso tesoro.
E se volete saperlo, il patto è sciolto. Andiamo. Coraggio. Riposiamoci qui per un po'. Ecco. Puoi dirlo se vuoi. Dire cosa? Avanti. Muori dalla voglia. D'accordo. Te l'avevo detto. Allora hai capito finalmente che donna è in realtà? Sì, l'ho capito. E ho capito che donna sei tu. Coraggiosa, compassionevole e bella. Assicurati che gli uomini di Thornton siano morti. Non voglio che il principe senta ignobili menzogne su di me. Provvedi? La prossima volta toccherà a te.